Capacci, che non ha bisogno di presentazione. L'onorevole Capacci ha curato la prefazione di questo libro di Licio Di Biase. Ne parleremo con lo stesso autore, Licio Di Biase, e concluderemo la serata con una lettura di Sara Iannetti. In questo testo Licio Di Biase afferma che Aldo Moro è un politico rimasto nel cuore di molti italiani, politico di cui si è parlato più di ogni altro negli anni 70 in poi. Ma secondo Di Biase si è parlato di Moro soprattutto per la tragedia che lo ha visto coinvolto, che ha portato alla morte e che l'episodio ovviamente che ancora tutti noi ricordiamo con sgomento. Un episodio che secondo Di Biase ha rischiato di abbandonare la valenza etica e la capacità dell'uomo di governo. Dunque, in questo testo Di Biase mette a fuoco un altro aspetto più politico della vita di Aldo Moro, ma come ne parleremo più tardi. Inizierei quindi con i saluti del sindaco Marco Alessandrini, che come tutti sapete ha vissuto anche lui una stagione personale del dolore. Quindi gli farei questa domanda: si può fare un parallelo, signor sindaco, su quella che è stata la sua esperienza personale, l'esperienza di suo padre, il sacrificio di suo padre e il sacrificio del politico Moro? Innanzitutto buonasera a tutti. Che bello, ci sono anche le lucciole. Noi ragazzi di città non siamo abituati a questi, diciamo, rumori, però questo rende ancora più magico questo luogo così accogliente. Diciamo questo, io non potevo mancare a questa serata, non solo perché Licio Di Biase sa essere convincente, ma perché Aldo Moro significa la notte della Repubblica ed è un argomento che mio malgrado conosco per la mia storia e vicenda personale. Io sono anche, diciamo, amico personale di Agnese Moro, che è una delle figlie dello statista democristiano, con cui ho condiviso un percorso e di cui mi onoro dell'amicizia perché è una figura per me di riferimento. La notte della Repubblica, il 9 maggio del 1978, è l'ultimo giorno di vita terrena dell'onorevole Moro. Quelle immagini di quella Renault 4 in via Caetani a Roma, il suo corpo riverso, sono immagini che hanno segnato il nostro paese, che rimangono lì, impresse, vivide nella memoria, in qualche modo indimenticabile della grandezza di quella tragedia. Il 9 maggio del 1978, peraltro, giunge dopo 55 giorni forse più difficili della storia repubblicana, quelli cioè intercorsi fra la morte di Aldo Moro e il suo sequestro avvenuto il 16 marzo del 78 con l'omicidio di 5 uomini della scorta. E quando penso appunto al 9 maggio io cerco di attualizzarlo, perché ricordo sovente che dopo 30 anni in cui il paese ha faticosamente metabolizzato l'eredità del terrorismo, c'è stato un atto formale ma anche di grande valenza sostanziale, che è l'istituzione della Giornata Nazionale della Memoria per le Vittime del Terrorismo, che da allora, come ogni anno, si celebra prima presso il Quirinale, adesso, diciamo, tra virgolette, espatriato alla Camera e al Senato, per, diciamo, un senso di solennità delle istituzioni, ma non solo, anche appunto di riflessione su una stagione che resta appunto nella memoria collettiva di chi quella stagione se la ricorda perché aveva l'età della ragione, ma che resta un monito soprattutto per le nuove generazioni, perché il terrorismo è stato una specie di guerra civile nel nostro paese che ha lasciato sul terreno 500 morti e 5.000 feriti. Questo 9 maggio, diciamo, come giornata della memoria ha portato tante cose. Io, se devo scegliere un'immagine, cito questa, quella cioè del presidente Napolitano a colloquio con le vedove Calabresi e Pinelli, che in qualche vicenda calabrese è noto, è un'altra vicenda, insomma, simbolo della stagione del terrorismo. E questo è una specie di senso di riappacificazione di cui, insomma, senz'altro si avvertiva il bisogno. E poi ci sono delle altre immagini, dei suoni che ti restano impressi. Ho sentito molte volte, forse troppe volte, la registrazione di
la voce anonima che, chiamando un amico della famiglia Moro, annunciava che avrebbero ritrovato il cadavere in via Caetani, scandito due volte come un epitaffio di piombo terribile sulla nostra giovane Repubblica che, ripeto, allora credo ha vissuto senz'altro il suo momento più difficile. Io non ho, come dire, la competenza, la memoria per parlare a fondo dell'Aldo Moro politico, però resta in qualche modo un simbolo di una politica che forse oggi si smarrisce, che significa dignità, significa sobrietà personale, significa senso delle istituzioni, significa che c'è un gran bisogno di queste cose. E Aldo Moro è anche l'uomo del compromesso storico, che non credo sia indifferente rispetto alla fine che egli tragica ha fatto, ricordando sempre che negli anni 70, in un mondo diviso in blocchi, la nostra Italia aveva il più grande partito comunista dell'Occidente, e con quel mondo Aldo Moro dialogava. In qualche modo, i paragoni storici sono difficili, ma insomma, anticipando una stagione che politicamente è giunta tanti anni dopo, e certamente la sua precoce, drammatica fine ha avuto dei riflessi evidenti sulla politica, ma anche quindi sulla società italiana. Cosa resta oggi? Io penso che chi questa sera riempie questo parco sappia ciò di cui parliamo. A me capita spesso di andare in giro nelle scuole, talvolta anche a parlare di questi argomenti, e lo faccio perché avverto la necessità di fornire una testimonianza che vada nella direzione della staffetta generazionale, per ricordare quello che è successo in questo paese, perché ciò funga in qualche modo da monito affinché non succeda più. Ogni tanto mi chiedono, ci sono paragoni, analogie con quella stagione, perché il terrorismo si affaccia nelle nostre vite, è diverso, è senz'altro diverso. E io, rispondo negativamente, però c'è sempre una tentazione sottile e perfida della nostra società, che è quella di ritenere che alla crisi si possa rispondere con la violenza, che non è mai una soluzione. Violenza politica l'abbiamo conosciuta negli anni 70 e oggi c'è un clima senz'altro diverso, però ciò che è analogo è ovviamente una difficoltà palpabile, evidente della società, che magari non spinta dall'ideologia ma dal bisogno si in qualche modo grida il suo no. Ma ripeto, e questo è un po' il senso del mio impegno nel mondo della scuola, l'idea è che la violenza non è mai una soluzione, perché genera solo altra violenza e crea ferite che sono così difficili da rimarginare. Concludo con una notazione circa questo lasso di tempo, che a me sembra davvero tanto, sembra grande, però certo, se uno si approccia con la dimensione dello storico, i 37 anni ormai che ci separano da quel 9 maggio 78 sono un battito di ciglia rispetto alla storia dell'umanità. E certamente questa è un'eredità che il paese ha maneggiato con difficoltà, io penso con grande difficoltà, e posso testimoniarlo anche per un senso di solitudine che ho avvertito per decenni. Però poi le cose cambiano. Quel fenomeno, prima riguardato dal punto di vista dell'emergenza giudiziaria, dello Stato che doveva dare risposte, e lo Stato le ha date le risposte, cito le parole di Sandro Pertini, amatissimo presidente dell'epoca, cioè noi abbiamo sconfitto il terrorismo non negli stati, significa che l'abbiamo sconfitto con la forza delle regole, con la forza della democrazia, con la forza dei codici. Ebbene, però sempre non abbassare mai la guardia, pensare che le sollecitazioni rivoluzionarie si annidano, ma ripeto per l'ennesima volta e chiudo davvero, la violenza non è mai una soluzione. Grazie. Sì, grazie al sindaco, al quale però avevo fatto anche una domanda precisa, molto personale, perché il sindaco ce la deve prima poi di dare la parola all'onorevole Tabacci. Infatti lei, sindaco, ha parlato del suo rapporto privilegiato con la figlia di Aldo Moro. Che cosa vi lega al di là della stagione del dolore? Quale parallelo possiamo fare? Dicevo, per me Agnese è una
specie di sorella maggiore, ci lega il fatto di aver vissuto un'esperienza traumatica che però ha scavalcato naturalmente la dimensione privata ed ha avuto una ampia dimensione pubblica. Ci lega il fatto di aver vissuto il dolore, il dramma di questa notte della Repubblica, però ci lega anche il fatto in qualche modo di cercare di andare avanti rendendo, per quello che possiamo fare con i nostri limitati mezzi, una testimonianza che vuole essere, diciamo, la dico grossa, di impegno civile, pensando peraltro che coltivare l'odio è un pessimo esercizio che non ti porta lontano, certamente non dimenticando le responsabilità individuali, perché tu paghi il conto con la giustizia, con lo Stato, però esiste anche una dimensione etica a cui io credo molto. E però, ripeto, questa idea di, insomma, di guardare avanti e di cercare di, insomma, di dire ai giovani, alle nuove generazioni, che insomma bisogna evitare quello che è successo negli anni 70. Grazie di nuovo al sindaco Marco Alessandrini. Bene, adesso la parola all'onorevole Bruno Tabacci, che ha curato la prefazione di questo libro. Onorevole, lei nella presentazione parla di tre eventi ben precisi che hanno caratterizzato il suo impegno nella Democrazia Cristiana e parla di un primo evento datato 29 giugno 1969, quando l'onorevole Moro pronunciava quello che lei definisce un formidabile discorso che segna il passaggio dell'onorevole Moro all'opposizione interna. Grazie. Primo grazie a Luigi per essersi sobbarcato questo lavoro così importante di ricostruzione della esperienza politica di uno dei personaggi più importanti della nostra storia repubblicana, appunto dell'onorevole Aldo Moro, intrecciando la sua esperienza con il ruolo che ha avuto la Democrazia Cristiana nell'arco dei decenni fondamentali che hanno consentito la ricostruzione del paese dopo la rovina della Seconda Guerra Mondiale. Ho sentito prima le parole ammirevoli del sindaco di Pescara e anche quell'accenno alle vicende tragiche del 9 di maggio del 78. Chi ricevette la telefonata del brigatista era il professor Tritto, che è stato mio amico e che era subentrato nella cattedra di Moro all'Università di Roma. E in quella telefonata c'è il senso dell'aberrazione di quegli anni e che cosa aveva portato l'ideologia della violenza, che aveva preso la strada dell'andare oltre le parole, perché ci può essere anche una violenza nelle parole, aveva preso delle forme e degli atteggiamenti che si vivevano con una certa consuetudine, rispetto alla quale però la forza dell'Italia di quegli anni è stata quella, e l'ha ricordato giustamente il sindaco, di aver vinto la guerra contro il terrorismo con le armi della legge. E questo è il punto centrale, che tra l'altro ci distingue da esperienze diverse, come quella tedesca, dove ci furono dei fatti molto meno trasparenti, con riferimento all'esperienza della banda Bader-Meinhof. In Italia il terrorismo fu sconfitto con le armi della legge, al punto che oggi, l'ho letto recentemente su un quotidiano francese che ricordava come, a proposito delle vicende del terrorismo che torna sotto diverse spoglie in questi drammatici giorni, indicava l'Italia come un paese solido perché attraversato dalle temperie degli anni 70. Però io penso che stasera dovremmo volgerla in positivo e guardare gli aspetti che Licio ha messo a fuoco nel suo libro, e quindi sono grato
da questa domanda che parte dal congresso del 69. In realtà io ero a Roma per la prima volta come delegato, avevo poco più di 20 anni, no, visto che si parla tanto dei giovani, ma questi, ci sono dei giovani che hanno avuto come me la fortuna di avere dei maestri importanti, e i giovani di oggi hanno una scarsità di maestri e quindi se ne vedono anche gli effetti, i risultati. Mi riferisco ai giovani che si occupano di politica, però potremmo parlare anche degli altri e magari scopriremmo che c'è una difficoltà ad avere maestri, o magari avere genitori, o avere educatori, o avere esempi positivi. Faccio un esempio molto concreto e poi arrivo al congresso del 69. Quando io facevo le scuole elementari, erano gli anni 50, se fossi tornato a casa da scuola, da mia madre, che era una povera contadina che aveva fatto la terza elementare, mentre mia nonna era analfabeta, e mi fossi lamentato del maestro, sarei andato incontro ad una punizione corporale. Adesso chiediamoci qual è il comportamento che hanno ad esempio le famiglie oggi nei confronti di quel bambino che torna a casa da scuola e che si lamenta del maestro o del professore. Quando va bene fanno ricorso al TAR, se no cercano di arrivare a risolvere la questione magari per le vie brevi, ma non con riguardo al bambino. Allora mia mamma, che era appunto una povera contadina, pensava che il maestro fosse lo Stato. Lo Stato che aveva cura di suo figlio, e che il maestro era il tramite a cui suo figlio era stato affidato. E quindi il primo rispetto che ci doveva essere era nei confronti dell'istituzione scuola, il maestro, la prima cellula dell'educazione. E qui si vede il germe di una crisi profonda. In quegli anni 50 nasce la televisione e noi alla fine degli anni 50 siamo cresciuti con i giovedì di Lascia Raddoppia, dove si poteva vincere un premio in denaro, 5 milioni e 125 mila lire, ma bisognava sapere tutto di qualcosa, e chi andava a vincere quel premio doveva essere un campione assoluto su una materia specifica che poteva spaziare dalla storia alla musica, al teatro, al cinema, alla poesia, alla lirica, alla matematica, alla fisica. Poi ho visto che adesso Fazio vorrebbe riprendere quel fenomeno che io ho considerato molto positivo, che è la continuazione di Lascia Raddoppia con Rischia Tutto. Qual è il messaggio che si dava? Si può anche vincere un premio in denaro, ma bisogna sapere qualcosa. Quindi un omaggio alla competenza e ad una selezione che è legata ad una capacità di studiare sulle sudate carte, direbbe Leopardi. Oggi siamo i pacchi, ed è una critica che mi sono permesso di rivolgere prima, non tanto del nostro responsabile della RAI d'Abruzzo, ma per dire come gli eccessi hanno finito per travolgere anche l'azienda che si sarebbe dovuto occupare dell'educazione. Siamo passati dalla scena doppia ai pacchi. I pacchi danno un messaggio che invece è travolgente. Non importa sapere qualcosa, non importa essersi preparati, non importa avere una competenza specifica, basta avere fortuna. Fortuna. Meglio giocare al lotto. 500.000 euro si possono vincere se trovo i pacchi giusti. Ora, il gioco dei pacchi è indice di
di un riferimento a qualche cosa che non ha niente da vedere neppure con il minimo dell'abilità. Il gioco del poker, ad esempio, presuppone la fortuna delle carte che arrivano, ma anche una capacità, ad esempio, di competere sulla psicologia del tuo avversario. Questo non è neanche il poker, è meno. Il gioco dei pacchi è un gioco bendato, e questo è in prima serata, e fa il pieno degli inserti pubblicitari. Allora, dove sta il servizio pubblico? Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che il degrado c'è stato, ed è un degrado molto diffuso, che riguarda le abitudini e le modalità con il quale il paese ha dimenticato la sua storia e le sue radici, comprese quelle della ricostruzione di quegli anni che hanno visto i nostri padri e i nostri nonni tornare dalla guerra, e quelli erano proprio analfabeti, perché allora uno su due era analfabeta, però erano intelligenti, perché quando si trattò di votare per la prima volta nel 1946 non si sbagliarono, e mandarono a rappresentarli i migliori tra i cittadini italiani, non i peggiori. Vi do solo una statistica. La statistica è questa. Uno di quei 555 era appunto Aldo Moro, eletto alla Costituente giovanissimo e subito messo nella commissione dei 75, cioè di coloro che hanno scritto la Carta Costituzionale. Evidentemente erano stati preparati. Anche negli anni bui del fascismo e negli anni durissimi della guerra c'era comunque un'attività preparatoria che allora trovava le sue movenze dentro l'impegno di sacerdoti illuminati. E credo che anche quei poveri contadini che erano analfabeti hanno saputo scegliere bene. Pensate che in quell'assemblea costituente il 75% era laureato, non perché io voglia dare un valore assoluto al titolo di studio, ma è tanto per spiegare di cosa stiamo parlando. Allora, mia nonna è analfabeta, e però concorso a votare per la prima volta, perché votarono le donne la prima volta, nel 1946, concorso a votare per una consulta di oltre 550 parlamentari che erano il fulcro del paese. Nella legislatura del 2008, quella su cui mi sono permesso di fare una statistica, con un paese che nel frattempo era diventato totalmente scolarizzato, i laureati erano il 53%. È l'unico paese nel mondo che è andato nella direzione opposta alla premialità, alla responsabilità. La parabola di lascia doppia che finisce con i pacchi è la stessa del Parlamento costituente che finisce nel Parlamento dei servi sciocchi. Questo è il quadro. Allora, nel 69 vado per la prima volta al congresso e vedo un congresso vero, perché la DC di quegli anni non era un partito finto, era un partito vero. E quel congresso fu un congresso senza rete, perché Moro aveva finito il quinquennio da capo del governo ed era stato messo da parte. Però non rinunciava alla lettura che, fra l'altro, Licio mette a fuoco con grande precisione dei fatti del 68 ed evidenzia le prime aperture nei confronti del movimento studentesco, ma lo fa con un'attenzione di isolare la violenza, non certo con quella di aprire in maniera indistinta tutto quello che si muoveva nella piazza, e apre un filone molto importante. E ricordo che in quel congresso ci furono anche dei momenti di, ovviamente allora i leader, ma non solo loro, sì, il tempo era limitato, ma non parlavano tre minuti, come mi capita di vedere in qualche vertice di questi partiti di oggi, che sembrano anche un po' finti per la verità, perché uno in tre minuti cosa può dire? Se l'acqua che ha bevuto è buona, non è che può dire molto di più. Non perché si deve parlare per forza 33 minuti. Comunque Moro nel congresso del 69 parlò più di un'ora ed era un esponente dell'opposizione. La sua corrente non superò il 9% in quel congresso. E arrivò ad un punto in cui, qui è ripreso con altre parole, il giudizio sulla segreteria Piccoli. E lui disse, e che dire dell'onorevole Piccoli, il nostro segretario,
un misto di opportunismo e di abnegazione. Era un giudizio feroce, detto magari con il sorriso. Accadde qualche cosa di sconvolgente. Il congresso si spaccò. Presiedeva l'onorevole Gonella, che non riusciva a tenere l'ordine. Volò di tutto, carte, qualche reazione anche manesca tra i delegati. E l'onorevole Gonella richiamava i delegati, pregando l'onorevole Moro di riprendere la parola. Moro stava sul palchetto dell'oratore, totalmente immobile, e guardava la platea. La cosa è andata avanti 20 minuti, non 20 secondi, 20 minuti. La seduta non è stata interrotta. Ovviamente sono volati gli epiteti più gentili riferiti a Moro, era che sarebbe stato un comunista. E di rimando gli altri reagivano. Dopo 20 minuti, in cui volò di tutto, anche le bottiglie di acqua minerale, forse perché i delegati nel frattempo erano esausti, tornò la calma. E allora l'onorevole Gonella dice: onorevole Moro, prego, riprenda. E lui, in maniera serafica, disse: dicevo dell'onorevole Piccoli, il nostro segretario, un misto di opportunismo e di abnegazione. E volevo riprendere da lì per spiegare, e poi lui lo dice con parole meno dure, e poi parlò di politica, parlò della fase molto difficile che stava attraversando il nostro paese. Vedete quindi che quel congresso era un congresso vero, perché quella classe dirigente era vera, non era falsa. Non erano dei signori che si sono ritrovati in Parlamento, non sanno neppure loro perché. Quindi avevo l'attenzione per i giovani, tant'è che mi è capitato 10 anni fa di andare a fare un comizio a Trani, e mi si avvicina un signore molto più grande di me, che penso avrà avuto allora già più di 80 anni, e mi disse: sono stato segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Bari, e io l'ho conosciuta negli anni 70, dopo il 69, se ho detto che avevo poco più di 20 anni, non ne avevo, potevo avere molti di più. Negli anni 70 ne avrò avuti 22, 23, e ho detto: ma come mai? Non so, cioè, me ne ha parlato l'onorevole Moro. Ha detto: ma io l'ho conosciuto dopo l'onorevole Moro, perché al congresso del 69 non è che potevo andare sul palco a dire sullo Bruno Tabazzi piacere, i capi erano capi. E che il mio maestro è stato Albertino Marcora. E Marcora è il giovane vice comandante di Mattei, delle Brigate Partigiane Cattoliche, che il 26 aprile del 1945 entra in Piazza Duomo in seconda fila. In prima fila c'erano tutti i padri della patria, compreso Mattei, compreso Pertini. E in seconda fila c'erano i giovani comandanti. A 22 anni lui era in Piazza Duomo, era la faccia della Nuova Repubblica, quello era il mio maestro. Allora com'è venuto fuori il nome? Perché i maestri della DC, i capi, i leader, si scambiavano i nomi dei giovani che tenevano sott'occhio, tutto lì. E quindi non è che c'era una gelosia. E quindi lui, se questo segretario provinciale seppe, e io ovviamente ero ignaro che Moro sapesse, però si era scambiato le informazioni con Moro. E quello che è avvenuto dopo, nel 76, nel 77, prima della sua morte, quando lui viene a Mantova e fa questo discorso clamoroso, io nel frattempo ero diventato vice segretario provinciale, ero il dirigente della DC mantovana, e ho concorso a costruire questo avvenimento politico così importante. Era Moro che veniva a Mantova nella primavera del 77 e giudicavi il risultato elettorale del 76. E quello che dice Licio sul libro, a proposito del rapporto che si stabilisce con il Popolo Democristiano: Moro appariva come un personaggio distaccato, e però il Popolo Democristiano aveva capito che in quel momento lui stava reggendo le sorti del paese, il punto di equilibrio possibile. E in questa sterminata, era il Palazzo della Ragione, pieno all'inverosimile, e lui, che è accompagnato dalla sua scorta, che quasi lo solleva per evitare, per trovargli un pertugio per poter arrivare sul palco, viene chiamato per nome
Aldo, qualche cosa di che forse neppure lui si sarebbe mai aspettato, di essere chiamato per nome da una folla di democristiani con una, diciamo, con una confidenza alla quale lui probabilmente aspirava, ma che la sua maniera di rapportarsi lo teneva un po' distante. E invece quella sera tutti a chiamare Aldo. Che cosa voleva dire questo? Voleva dire che c'era una simbiosi totale tra la leadership democristiana, che allora era rappresentata da Zaccagnini, ma che aveva in Moro il punto di riferimento, colui che stava dialogando con Berlinguer per evitare che il Partito Comunista portasse fino alle estreme conseguenze il suo essere opposizione, trovando un punto di equilibrio. D'altro canto, queste che accadono in queste ore in Grecia, vedo che anche Tsipras, che voglio dire, è un giudizio molto più complesso, ma deve un po' pararsi anche con l'opposizione interna, se vuole riuscire a convincere gli europei che i greci in questo momento non stanno raccontando delle balle. Operazione molto difficile e molto complicata. Eppure Moro in quel momento cercava di attutire i rischi di un contrasto in un sistema bipolare che era improprio e che portava i due maggiori partiti ad essere molto vicini elettoralmente. La DC dopo il 75 era stata pressoché raggiunta dal PC, nel 76 c'è ancora un margine di sicurezza, tant'è che qui viene ricordato nel libro, perfino Montanelli invita a votare per la DC turandosi il naso. Ecco, quella era una visione politica che aveva nel modo di essere la preoccupazione del bene del paese. Lo scontro politico non può essere portato fino alle estreme conseguenze. Dobbiamo creare le condizioni perché con le condizioni esterne e con le condizioni interne legate anche alla vicenda del terrorismo la situazione non sfugga di mano. Questo è stato il senso della battaglia politica di Moro nella sua testimonianza finale, che poi ha, come è stato ricordato da Alessandrini, l'epilogo di quei 55 giorni drammatici, dei quali per la verità si sa tutto. C'è ancora in campo una commissione Moro, ma io non ho capito il perché l'abbiano voluto reiterare. Miguel Gotor, che oggi è un senatore del Partito Democratico, ha scritto un libro straordinario sulle lettere dal carcere, tra virgolette. Quello non era un carcere, era la prigione, non era la prigione del popolo, era la prigione organizzata dagli assassini della democrazia, che pretendevano di parlare in nome del popolo senza mai essere autorizzati dal popolo a fare quello che loro hanno fatto. Ecco, in Gotor c'è addirittura un'analisi approfondita del linguaggio, dove dimostra che le correzioni, che quelle lettere non erano libere e che le correzioni che vengono introdotte erano funzionali ai messaggi esterni che le Brigate Rosse volevano dare. Però questo ci porterebbe molto lontano. Io penso che, conclusivamente, bisognerebbe che questo libro fosse letto dai più giovani per capire che la storia nella quale siamo immersi non è quella che viene rappresentata dall'ultimo ventennio, oppure dal ritornante suggestione della protesta. Ma la protesta dove ci porta? Se quando la protesta è cieca e costruisce un meccanismo per circuitare il consenso, perché se io alzo la voce e invece di dire delle cose ragionevoli, dico delle cose irragionevoli, perché in questo modo cerco di catturare il consenso, allora c'è una doppia malafede che si incrocia. C'è la malafede di chi fa un discorso che non è nell'interesse del paese, ma fa nell'interesse proprio di cercare di fuorviare la pubblica opinione. E c'è l'interesse della pubblica opinione che invece di porsi il problema delle questioni che devono essere affrontate, preferisce lasciarsi andare alla semplicità degli slogan. Non è la prima volta che questo capita. Penso che dopo la caduta del muro all'inizio degli anni 90
quando la Lega sprocchiava in giro, penso alla cerimonia dell'ampolla del Po da Monviso a Venezia e del battesimo che Bossi impone, perché i leghisti del nord in realtà in quel periodo avevano letto che si sarebbero dovute cambiare molte cose in un paese che doveva mantenere i passi con il ritmo che aveva maturato negli anni 50, 60, 70. Quando noi eravamo i cinesi d'Europa, dovremmo fare la storia del PIL per capire quanto crescevamo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale e quanto non siamo più cresciuti. E la moneta non era colpevole di questo fatto, non è l'euro. È che noi ci siamo messi in tasca l'euro, non siamo arrivati al limite dei greci, ma abbiamo fatto un percorso avanzato nella follia. Ci siamo messi in tasca l'euro e pensavamo e facevamo finta di avere in tasca la lira. La lira veniva svalutata strumentalmente perché attraverso questo noi recuperavamo competitività, ma era una competitività un po' drogata. Ora l'idea che la droga possa essere una risposta adeguata è l'idea che ci riporta indietro al rigore delle famiglie contadine rispetto ad una certa superficialità. D'altro canto c'è, ed è questo l'esempio con cui, c'è un film di Totò, credo che fosse La mala femmina, dove loro fanno quel famoso viaggio a Milano. Per preparare quel viaggio a Milano in realtà c'è tutta una descrizione della vita interna della famiglia di Totò, del fratello, che era il rasdor, cioè era il padrone di casa che teneva la cassa, solo che Totò aveva scoperto dove nascondeva i soldi, una mattonella sotto, e quindi faceva i prelievi senza informare il fratello che i prelievi erano stati fatti. Ecco, se noi consideriamo la cassa comune, sia esso la cassa familiare o la cassa condominiale o la cassa del comune di Pescara o la cassa della regione Abruzzo o la cassa di un paese come l'Italia, come qualcosa che non riguarda tutti noi, dove ognuno può fare i prelievi che gli interessano per i fatti suoi, ma dove non risponde della sua responsabilità, la conseguenza di questo fatto è una dissociazione tra diritti e doveri. I diritti camminano sulle gambe dei doveri e delle responsabilità. Quando si rompe e si dissocia l'armonia di questo rapporto, i diritti finiscono per diventare delle pretese e, ahimè, può capitare che non abbiano più delle risposte. E guai al momento in cui non si riesce a mantenere l'equilibrio dei diritti, ma per fare questo ci vuole una grande cultura etica, un civismo a cui ha fatto cenno giustamente il vostro sindaco, che è la condizione di forza della responsabilità, dei doveri che giustificano i diritti e danno loro il respiro. Ecco, in Moro, voi avrete presente forse, qui ci sono anche dei giovani che non possono averlo presente, però uno dei manifesti che la Democrazia Cristiana stampa nel 78, dopo la morte di Moro, fa riferimento a questo elemento dei diritti e dei doveri. Dice: il nostro paese non si salverà se non nascerà una nuova stagione dei doveri. Ecco, qui c'è la chiave interpretativa di molte delle fasi della nostra storia, e io sono grato a Licio per essersi sobbarcato a questo impegno. Ho scritto una prefazione molto modesta e spero che lui questo libro lo possa portare in giro per l'Italia, perché è un esempio concreto di che cosa vuol dire costruire una politica buona dell'interesse generale. Grazie all'onorevole Capacci, il sindaco di Pescara De Sandrini deve salutarci per gli impegni già presi. Sindaco, grazie per il suo intervento. Dice, mi consente ancora una domanda all'onorevole Tabacci. Perché è stato ucciso Aldo Moro? Lei che idea si è fatto? È andato un po' oltre? Lei è riuscito con la conoscenza dei fatti che ha a squarciare questo velo di mistero che c'è ancora intorno alla morte di Moro?
Guardi, io penso che le cose sono avvenute esattamente come ne abbiamo avuto cognizione sul piano la cronaca e poi della storia. Tutto il fenomeno dell'opposizione sociale, che poi si indurisce con la fine degli anni 60, ricordate l'autunno caldo, ecco, quella idea che confonde l'equilibrio tra diritti e doveri, ha portato alla nascita di movimenti che consideravano la resistenza tradita, quindi un'idea, un ritorno di idea di classe mentre le classi stavano vedendo un loro oggettivo superamento in una società che stava assumendo dei criteri, dei connotati molto diversi, con la beatificazione della violenza, con l'idea, qui poi ricordato dal potere operaio, gli altri, qual era il linguaggio, che non era solo il linguaggio della violenza verbale, che diventava anche la violenza fisica come strumento per esercitare la presunta democrazia. E questo è quello che è accaduto, e questi erano dei giovani che avevano perso il senso delle proporzioni. E pensiamo oggi a quelli che ammazzano in nome della religione. Secondo, è chiaro che erano in malafede, non erano in buona fede. Ci sono stati mandanti. Non credo alla storia dei mandanti, perché noi abbiamo vinto quella guerra con la forza delle leggi, perché siamo riusciti a interpretarlo bene, ma non c'erano né i mandanti americani, non credo a cose di questo genere. E d'altro canto, di quelle vicende del 16 di marzo, sì, adesso la Commissione dice che manca un nastro, poi io non ci credo neanche un po'. Vi rinvio al libro di Gotor, dove è stato spiegato molto. Quindi personalmente non ho più nulla da sapere. Questo è un fenomeno che è nato da noi, così come in Germania è nata la Bader-Meinung. Loro l'hanno risolto in maniera molto diversa da come l'abbiamo risolto noi. Oggi i brigatisti da noi sono usciti, qualcuno si permette anche di fare dei sermoni. Ora, io non voglio mai togliere la parola a nessuno, però se anche da queste persone ci fosse un po' di continenza sarebbe meglio, perché io non li considero dei maestri. E quindi prendo atto che una stagione si è chiusa con uno spargimento gravissimo di sangue e credo che non debba più tornare, per quel che mi riguarda, per come la penso io. Se considero poi al linguaggio politico parlamentare che mi pare di ascoltare qualche volta oggi nella società della comunicazione, mi viene nostalgia per i grandi contrasti politici che vedevano da una parte la DC e dall'altra i comunisti. Se vado ad ascoltare una trasmissione che voi mandavate in onda in quegli anni di servizio pubblico, fosse una tribuna politica in cui c'era l'onorevole Paietta, oratore straordinario, anche con una capacità verbale molto aggressiva, però non c'è paragone con il vuoto e la stupidità dei dibattiti di oggi. Questo è il punto. Cioè, io non è che non accetto se uno manifesta con grande passione, credo che la passione sia un elemento giusto. La cosa che mi infastidisce molto è la supponenza, la ignoranza, per cui la volgarità dell'espressione diventa lo strumento che copre l'inadeguatezza, e questo non è una cosa buona. Ecco, voi potrete dire tutto, criticare tutto quello che volete, ma se andate a leggere queste pagine e se poi volete andare in profondità a leggere il pensiero di Moro o di quella parte della storia democristiana, capirete che il dubbio, le perplessità, le preoccupazioni, c'è tutto un elogio ad esempio del periodo in cui lui chiede una pausa di riflessione, e dove dice che la riflessione non è inerzia, la riflessione è profondità. Ecco, se questa modalità di lavoro la tenessimo presente anche oggi, forse saremmo meno approssimativi.
Grazie ancora all'onorevole Tabacci, la parola adesso all'autore Alice Di Biase. Di Biase, con questo libro lei quali aspetti ancora nascosti di Moro ha voluto mettere in luce? Allora, intanto ringrazio l'onorevole Bruno Tabacci per aver accettato l'invito di intervenire a questa presentazione. Questo libro esce con 4-5 anni di ritardo, perché la prefazione di 4-5 anni fa, tant'è che si era dimenticato Bruno di aver fatto anche questa prefazione, perché insomma è un libro che, su cui ho voluto anche poi riflettere molto. Ringrazio Silvano per aver accettato presiedere questo incontro, il sindaco. Giustifico il presidente della regione Luciano D'Alfonso, che oggi pomeriggio si è recato a Tirana per firmare un contratto, una convenzione con il presidente dell'Albania. Purtroppo era più importante quello che essere qui con noi. Questo libro, con questo libro io mi fermo al giorno del rapimento di Aldo Moro, cioè quindi io non affronto la vicenda del rapimento, dell'uccisione. Io ho voluto rapportare le cose dette e fatte da Aldo Moro con le vicende del nostro paese, perché ritengo che negli anni 60 e 70 lui sia stato un protagonista indiscutibile della vita del nostro paese. Le sue scelte che hanno portato prima all'apertura ai socialisti, all'inizio degli anni 60, all'apertura ai socialisti della Democrazia Cristiana, poi la vicenda dell'attenzione verso il Partito Comunista, verso il cosiddetto pentapartito, il governo di solidarietà nazionale. Ho cercato di capire questo percorso, e l'ho fatto soprattutto riportando nel libro i suoi interventi. Troverete degli interventi incredibili, dei passaggi veramente di una attualità incredibile. Forse a quel tempo non tutti riuscirono a percepire, no, che cosa volesse realmente dire Moro con quelle parole. Ecco, rileggendo però dopo 30-40 anni quegli interventi, forse ci rendiamo conto della grandezza di questo personaggio. Un personaggio cioè che sapeva leggere il tempo che viveva. Bruno ha più volte sottolineato, no, la precarietà politica dell'attuale classe dirigente, dei giovani rampanti che si ritrovano a svolgere ruoli istituzionali senza un percorso formativo politico. Ma la formazione non è soltanto la scuola di formazione, la formazione era la vita di partito. Ecco, in Moro emerge questa importanza della vita di partito, e attraverso la vita di partito lui dialogava con le realtà della Democrazia Cristiana. Si apriva all'esterno, grandissimo quando dice: apriamo le finestre del castello in cui ci siamo rinchiusi. Cioè l'analisi che faceva di una Democrazia Cristiana che non si riusciva a rapportare e a legare con il territorio. Ma questo parliamo ormai già degli anni 70, quando la DC, ormai affaticata da 30 anni di interrotto potere, aveva cominciato a perdere il contatto con la realtà. Io vi invito a leggere questo libro. Chiaramente lo scrittore non può fare, l'autore di un libro non può fare altrimenti. Io ringrazio, colgo l'occasione veramente per farlo pubblicamente, l'editore Solfanelli, Marco Solfanelli, perché io dico sempre che gli editori, e facciamo un applauso, gli editori, senza questi tanti editori sul territorio noi non riusciamo. Non riusciamo a pubblicare, ad esprimere il nostro pensiero. Io non voglio proseguire, però, perché mi voglio far leggere Sara Iannetti, che invito già a recarsi qui sul palco. Guardate, io mi fermo con questa lettura, perché volevo chiudere il libro con questa lettera che non mi appartiene. Questa è una nota di Bartolo Ciccardini. Bartolo Ciccardini è morto un anno fa, un anno e mezzo fa, un grande democristiano, un grande popolare, che io conobbi nel 78 a Pescara, nel settembre del 78, in occasione della seconda festa nazionale dell'amicizia. E in quella circostanza lui pubblicò una lettera che aveva una nota, una sua nota personale, che aveva scritto la mattina del 16 marzo. Guardate, questa è una lettera molto lunga, dura 7-8 minuti la lettura.
però io penso che sia il modo migliore per ricordare quella giornata, quella terribile giornata del 16 marzo. Ognuno di noi, chi viveva, come dire, ognuno di noi sicuramente ricorderà in quel momento che cosa stava facendo. Io me lo ricordo benissimo, stavo entrando con un mio amico sul corso Vittorio Emanuele in una pizzeria e sentì questa notizia e rimasi sconvolto. Quando nel settembre del 78, durante la festa nazionale dell'amicizia, parlando con Bartolo Cicchiardini, mi fece così vedere questa nota che lui aveva scritto quel giorno e che aveva pubblicato sulla brochure, su questo librone che circolò poi durante la festa nazionale dell'amicizia a Pescara, io rimasi veramente colpito. Ecco, dopo 30 anni l'ho tirato fuori e adesso con religioso silenzio ascoltiamo Sara che leggerà queste pagine bellissime. Buonasera a tutti. È la mattina di giovedì 16 marzo. Sto preparando un discorso alla Camera. Avremo in giornata le dichiarazioni del nuovo governo. Ed io voglio spiegare la mia posizione e quella dei miei amici, che si sono battuti perché risultasse chiaro che questo governo non si sarebbe basato su una maggioranza politica, ma su una tregua tra le forze politiche. Per un programma rigoroso, di chiara e necessaria emergenza, a tempo limitato, fino alle elezioni del Presidente della Repubblica. Fra pochi minuti queste idee, attorno alle quali abbiamo faticato per mesi, per le quali ho rifiutato di accettare qualsiasi eventuale designazione al governo da parte dei miei colleghi parlamentari, faranno parte di un lontano passato. Squilla il telefono. È un funzionario della direzione del partito, ligato. Non riconosco la sua voce, perché piange. A nome del segretario del partito, sono stato pregato di informare i membri della giunta che questa mattina è stato rapito il presidente Moro. Il segretario la prega di recarsi subito a Piazza del Gesù. Resto di sasso. Mi volgo verso un vecchio amico segretario di sezione di Roma che è passato a chiedere notizie sulla soluzione della crisi. Non so come dirglielo. Mi domanda se mi sento male. Sono assalito da incredulità. E se fosse uno scherzo atroce? Mi attacco al telefono e chiamo Piazza del Gesù. La notizia è vera. Un lungo periodo storico della nostra Repubblica si chiude definitivamente. Un altro se ne apre dal volto irriconoscibile. Tutto quello che pensavo, che pensavamo fino a 5 minuti fa, è vecchio di 10 anni. Una guerra è stata dichiarata. Quando finirà sarà come dopo tutte le guerre, tutto diverso. Corro in Piazza del Gesù. La gente staziona preoccupata sulla piazza, arrivano delegazioni dei partiti e di sindacati a portare solidarietà. Le notizie sono ancora confuse. Ci si rende conto che siamo di fronte ad un'azione militare possente e precisa. Mi rendo conto che non abbiamo nel nostro partito un piano di mobilitazione straordinario. Il nostro grande pregio è la spontaneità e il radicamento della coscienza popolare del paese. Questo pregio potrebbe diventare una debolezza nei prossimi giorni. Per ora la direzione si riunirà alle 3. Vado a vedere che succede alla Camera. Alla Camera è in corso la riunione dei capigruppo. Bisogna votare presto la fiducia al governo e chiudere subito la lunga crisi. Fare presto, perché ci sia un governo pronto a tutte le evenienze. Avevamo in programma una riunione dei deputati per discutere della situazione politica. Decidiamo di non farla. Cade da sé ogni opinione critica nei confronti di questo governo. Bisogna fare presto. Nessuno sa che cosa si proponevano le Brigate Rosse, ma questo l'hanno ottenuto, che il dibattito politico sulla crisi passasse in secondo piano. Fra i colleghi degli altri partiti c'è preoccupazione e sgomento. Forse hanno riflettuto prima di noi che siamo ancora sotto shock sulle conseguenze politiche dell'enorme vuoto che si è creato con l'assenza di Moro. Fra i democratici cristiani c'è rabbia. Abbiamo appena finito di leggere un libro di pseudo storia della DC in cui il primo partito d'Italia viene presentato come una cozzaglia di fascisti e mafiosi in cui Moro,
viene additato al disprezzo piuttosto che alla critica storica. Abbiamo tutti negli occhi la scena finale di Todo Modo, il film in cui Moro, impressionato da Volonté, viene ucciso. La carica di livido odio di un film come Forza Italia forse ispirerà oggi consensi alle Brigate Rosse e fischi agli oratori democratici cristiani che nelle assemblee scolastiche e nei comizi di solidarietà. Come non sentire la rabbia? Quelli che si dolgono oggi con noi non hanno tollerato e spesso qualcosa di più tutto questo. Qualcuno non resiste e lo dice. Ci avete legato le mani, avete disposto la ridicolizzazione dei servizi segreti, la destabilizzazione anche psicologica delle forze dell'ordine. Ancora ieri negli accordi di governo insistevate su questa strada mentre la DC subiva decine di attentati ai suoi dirigenti, centinaia di sedi distrutte. L'aria è tesa, scoppia qualche discussione aspra. Non ci sono notizie. In aula lo spirito di Parlamento prende il sopravvento. Quando entra il presidente in grado, tutti spontaneamente si levano in piedi. Noto che ogni volta che in Parlamento c'è qualcosa di storico, sembra di essere in chiesa, ad una cerimonia religiosa. Oggi purtroppo c'è quel sommesso silenzio che precede le funzioni funebri. Si va avanti. La lettura del verbale della seduta precedente suona come una stanca nota di formalità superata. Andreotti si impone il dovere di leggere almeno una parte del programma preparato. Lo esige il rispetto del Parlamento. Tuttavia si vede che per lui è un dovere faticosissimo. Gli saltano le righe. Le frasi che legge sono lontanissime. Anche lui sembra oppresso da una formalità fuori luogo. Nell'aria tesa si spargono notizie incontrollate, altri morti, altre bombe. Poi si saprà che non è vero. Ma fra i banchi ci sono momenti di irritazione e di impazienza. Come in chiesa non si applaude, neppure quando si parla di Moro. Questa cerimonia senza applausi ci pesa sul cuore. Anche il governo ci appare orfano. Nell'intervallo ci scambiamo alcune impressioni e perfino commenti politici. La prima impressione è questa, che l'accaduto spinge verso il governo di emergenza che abbiamo appena rifiutato. Obiettivamente da una spinta politica ai comunisti indebolisce la nostra resistenza. È quindi importante appoggiare con forza questo governo, respingere ogni strumentalizzazione dell'accaduto, mobilitare il partito. Alla 3 si riunisce la direzione. I capi della DC arrivano silenziosi, si salutano in silenzio e aspettano. E in questo momento non voglio tradire neppure in minima parte il riservo delle cose dette in direzione, non tanto per quello che è stato detto, tutti se lo possono immaginare, ma per un senso di serietà e di rispetto per questo sfortunato partito. Dirò solamente che tutti sono consci che non è in gioco solo la vita di un uomo, ma lo Stato in Italia, cioè l'Italia stessa, e ragionano di conseguenza. Dirò solo due note umane. Donat Cattin è venuto malato da Torino. Dice cose durissime il suo sentimento, con il cuore che sanguina di fronte al dovere. Voi, amico di Moro, da lui difeso, che ha subito un agguato forse altrettanto grave e non basterà mai che risulti innocente, come limpidamente sta dimostrando il processo dell'altra corte, si preoccupa lui della salvezza dello Stato e delle istituzioni. La riunione è breve, scarna. Appello al paese, mobilitazione del partito, senza intralciare il lavoro delle forze dell'ordine. La direzione siede in permanenza. Difesa dello Stato e dei suoi principi, giungono le prime notizie non giornalistiche. La esecuzione del colpo dimostra che c'è un'importazione di alta scuola di guerra ed un addestramento lungo ed accurato. Non si tratta di un attentato, ma di una minuscola battaglia, dove sono state attentamente rispettate le teorie classiche di guerra. Si potrebbe dire che il colpo va addirittura al di là della guerriglia. L'obiettivo appare chiaro ed accuratamente studiato, destabilizzare l'Italia. Oggi l'Italia è il punto più debole dell'equilibrio europeo e l'Europa è il punto più debole nell'equilibrio dei blocchi. Aprire un focolaio in Italia, in Europa, tra i blocchi, è un'operazione di politica estera. Il giorno, la persona, il modo sono scelte alla perfezione.
Si mette in discussione un risultato raggiunto che era già di sé per sé in equilibrio precario e che poggiava proprio su Moro. Si sostituisce alla tregua un'atmosfera di guerra civile. Si colpisce la DC, che appare come l'asse portante e la garanzia di questo precario equilibrio. Se la DC, ripetutamente colpita, e questa volta il cuore non regge, il gioco è fatto. A chi conviene gettare l'Italia come una bomba innescata nella polveriera internazionale per colpire la pace, colpire l'Italia che si è lasciata sorprendere con la sua debolezza, per colpire l'Italia, colpire la DC, il suo uomo più prestigioso e più determinante in questo momento. Parla Zaccagnini. Ancora pochi minuti fa era pallido, sconvolto, distrutto. Dove ha trovato la forza, l'energia con cui improvvisa il discorso? Improvvisa, e la sua voce si indurisce là dove il suo cuore vorrebbe piangere. Parla la Malfa, parla Berlinguer. Mentre si studiano le ipotesi e si ascoltano i discorsi, non giungono che notizie. Ci accorgiamo che si fa strada in noi una convinzione non confessata. Mi dice Pratesi, un cattolico passato con i comunisti, ci vorrebbe la pira con le sue suorine? Vuol dirmi forse che solo la preghiera, un miracolo, può salvare Moro. I non credenti parlano soltanto di un colpo di fortuna della polizia. Lo Stato sarà dunque umiliato fino in fondo. Sceglieranno la strada di una trattativa umiliante ed inutile. A che cosa ci dobbiamo preparare? In questo momento non oso per iscritto ripetere quello che ci siamo lucidamente detti a voce, quello che ci siamo preparati ad affrontare. Il nostro cuore spera, la nostra ragione dispera. Parlo con un ministro, chiedo ancora scusa per una necessaria discrezione. Mi dice, tutto è cambiato. Ora non possiamo più permetterci neppure un errore. Siamo inermi e bisogna ricostituire subito la difesa dello Stato. Troppi errori e ritardi per i servizi segreti, anche in questi giorni. Troppi errori demagogici ed inutili nel campo delle forze dell'ordine, della giustizia. Altri innocenti pagheranno questi errori. Ci diciamo che anche il partito, la Democrazia Cristiana, non può più procedere con i sistemi di 10 anni fa. Siamo sotto il mirino. Giocare alle correnti, come ancora si fa e si vorrebbe fare, è assurdo. Bisogna togliere ai folli questo giocattolo per i loro giochi. È troppo prezioso ed importante per la democrazia italiana. Chi non si rende conto di questo è complice dell'attacco alla DC. Di questo attacco che viene da molto lontano. Votiamo la fiducia. In tutta Italia si svolgono intanto manifestazioni di solidarietà. La giornata è finita. Il nostro mestiere di deputati ci ha allontanati per un poco dalle emozioni del paese. La sera, la televisione ci getta addosso l'immagine di un'Italia che aspetta qualcosa da noi. E l'Italia buona e coraggiosa dei momenti difficili. Non bisogna tradirla. 16 marzo 1978, Bartolo Ciccardini. Sì, con questa lettura di Sara Iannetti chiudiamo, che ringraziamo, complimenti, chiudiamo questa serata, la presentazione del libro di Licio Di Biase. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima.